Hai sentito dire che le multe per un sito non conforme alla normativa europea sul trattamento dei dati personali possono arrivare fino a 20 milioni di euro oppure il 4% del fatturato dell'anno precedente e sei terrorizzato? Sei nel posto giusto. In questo video ti spiegherò le 5 cose che sul tuo sito o sul tuo e-commerce devi assolutamente fare per trattare correttamente i dati dei tuoi utenti. Mi chiamo Luisa Di Giacomo, sono consulente privacy e data protection officer. Se è la prima volta che sei qui e vuoi sapere tutto per avere la tua azienda online e offline in regola con il GDPR e con la normativa sulla protezione dei dati personali, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per non perderti nessun aggiornamento. Cominciamo subito. Prima regola, l'informativa, o meglio le informative. Sì, proprio al plurale, perché tanti saranno i trattamenti che tu effettuerai sul tuo sito, tante saranno le informative che dovrai mettere. Ti faccio un esempio: è soltanto un sito vetrina? Basterà una privacy policy normale. Hai una newsletter? Dovrai mettere un'informativa specifica per le newsletter. Hai una sezione lavora con noi oppure raccogli dei curriculum vitae? Dovrai mettere l'informativa specifica per i curriculum vitae. Il mio consiglio è quello di fare una sezione privacy apposita dove ci sarà la privacy policy e tutte le informative relative ai tipi di trattamenti che farai. Ricordati, le informative devono essere chiare, semplici, le deve capire anche un non addetto ai lavori. Ricordati anche che l'informativa deve essere facilmente accessibile. Secondo, i cookie, sempre questi benedetti biscottoni, strettamente legata alla privacy policy e all'informativa relativa al trattamento, c'è l'informativa cookie. Informativa è banner. Il banner non deve essere tale da impedire la navigazione in modo che l'utente, pur di liberarsene, ci clicchi sopra. Deve essere ben visibile, ma separato dal resto della pagina. Puoi preflaggare soltanto il consenso relativo ai cookie tecnici, perché sono quelli che non possono essere disabilitati, mentre invece ci vuole un'azione proattiva di consenso perché l'utente dica se vuole o non vuole tutti gli altri cookie, quelli di terze parti e quelli di profilazione. Ricordati che questi consensi vanno conservati da qualche parte, non basta avere un flag che poi non porta da nessuna parte. Devi conservare i consensi e devi anche consentire all'utente di ritirare il consenso una volta che l'ha dato. 3. Principio di minimizzazione e di limitazione del trattamento. Che cosa vorrà mai dire? Niente di speciale, semplicemente raccogli solo i dati che veramente ti servono. Per esempio, se vuoi mandare una newsletter periodica, non serve a niente che tu sappia nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita. Basterà semplicemente avere la mail dei tuoi utenti. Ricordati che più dati raccogli, più responsabilità hai. Quindi raccogli solo quelli che sono strettamente necessari al trattamento che devi effettuare. 4. Consensi, box e spunte. Tanti trattamenti, tanti piccoli box di presa visione dell'informativa. Tanti piccoli box per il consenso. I box non dovranno mai essere preflaggati, dovrà sempre essere l'utente a fare l'azione positiva di dare la sua accettazione, la presa visione all'informativa privacy. E attenzione, il consenso va richiesto solo quando strettamente necessario. Ne abbiamo già parlato in un altro video, ti lascio il link in descrizione. Ricordati che l'attività di marketing, ad esempio, richiede sempre il consenso, revocabile in qualsiasi momento, la newsletter invece non lo prevede. Infine, 5. Il rapporto con i tuoi collaboratori. Deve essere molto chiaro al tuo utente, ma prima ancora a te stesso, chi fa cosa. Quindi, quali sono i ruoli nell'ambito del trattamento dei dati personali. Ricordati che gli utenti, cioè le persone di cui tu stai trattando i dati, sono gli interessati e tu sei il titolare. Se hai dei collaboratori che lavorano con te in pianta stabile come tuoi dipendenti, devi autorizzarli al trattamento dei dati. Se invece hai soltanto dei collaboratori esterni, consulenti o altre persone che non fanno parte della tua organizzazione, questi saranno responsabili esterni. Attenzione, loro sono responsabili, ma tu sei responsabile di loro. Devi assicurarti di scegliere dei fornitori che siano GDPR compliant. Perché potresti essere chiamato anche tu a rispondere di errori fatti da loro. Quindi
occhio alla scelta del fornitore. A volte spendere un po' di più ti potrebbe servire a risparmiarti il famoso 4% di cui abbiamo parlato prima. Spero che questo video ti sia stato utile. Fammi sapere qui sotto nei commenti se conoscevi già questi principi e se li applicavi. E continua a seguirmi, nelle prossime settimane ci saranno tanti nuovi video per la messa in conformità al GDPR della tua azienda, online e offline. Grazie, ci vediamo la prossima volta.